voce vibrante, potente e ricca, che riesce con disinvoltura a spaziare dai toni bassi a quelli più alti, fondendosi a grandi doti espressive, dando luogo ad un'interpretazione fedele all'originale, ma nel contempo personale. E allora il premio della critica di questo Canta Quintaniere 2012 va a Silvia Metelli del Rione Giotti. Eccola qua. Complimenti. Allora, mettiamoci qua, Rita, qua davanti. Bene, adesso allora prendiamo il microfono. E allora salutiamo la Presidente della Giuria Mariella Battistelli, grazie anche a tutti i giurati per il vostro lavoro. Ma non va Silvia, così, devi salutare. Sì, beh, ovviamente devo essere sincera, il premio della critica per me è quasi più bello della vittoria, perché vuol dire che c'è stato quel qualcosa in più che evidentemente è trapelato. Davvero straordinario, diceva già Domenico, non avrei mai pensato di sentire voci così mature, vere, presenze sceniche, e ha ragione che chi ha detto, mi pare Lucio, cioè come dire, utilizziamoli di più, queste sono energie nostre, di Foligno, belle, vere, appassionate, quindi brava, brava davvero, bravi tutti quanti e complimenti alla Quintana e a tutti noi, brava. Brava Silvia. Il Rione Giotti, Silvia Metelli. Secondo posto il premio della critica per Silvia Metelli, però è venuto il momento di salutare questo meraviglioso pubblico. Salutiamo il nostro direttore artistico Lucio Cacace, l'applauso ormai, e poi il presidente, la compagnia dei sogni, il presidente Domenico Metelli, ente giostra, tutti i ragazzi, e poi io saluto Manuela Marinangeli, grazie a tutti, grazie a tutti, al prossimo anno, buonanotte.